Firmato a Pesaro il patto per la sicurezza urbana nel territorio provinciale. Si tratta di un accordo nato in seguito all'incontro tra i sindaci della provincia di Pesaro Urbino e la prefettura. Con la firma del patto i sindaci hanno dato vita ad un nuovo progetto denominato Sofia, utile alla mappatura dei sistemi di videosorveglianza. Un importante passo in avanti che consentirà nell'immediato di risalire all'ubicazione dei sistemi, effettuare interventi su impianti preesistenti, ma anche sostituzioni e nuove installazioni. Inoltre velocizzerà l'acquisizione dei dati da parte delle forze di polizia in occasione di eventi criminosi. È un patto unico in Italia, cioè non ci sono altre province che hanno questo patto. Permettetemi di ringraziare innanzitutto il questore, perché ha accolto la mia proposta di cercare di aumentare il sistema di videosorveglianza sul territorio, però l'ha evoluta proprio immaginando questo protocollo. Quindi ringrazio il questore, ringrazio il Comune di Pesaro, perché il Comune di Pesaro ha messo a disposizione questa piattaforma informatica molto potente, perché ovviamente immaginate la quantità di dati che vanno a essere immessi in questa piattaforma informatica. Quindi ringrazio il sindaco Matteo Ricci, ma consentitemi un ringraziamento particolare a tutti i sindaci della provincia, perché hanno compreso l'utilità di questo strumento, cioè hanno immediatamente capito che è uno strumento che va ad incidere proprio sulla sicurezza anche percepita dai loro cittadini. Abbiamo fatto una scelta che serve ad avere un piano tattico della videosorveglianza, quindi in tempo reale sappiamo come, dove e quando ci sono, ma soprattutto il nostro interesse è, attraverso la cabina di regia di questo patto, di conoscere personalmente chi gestisce le telecamere, aiutarlo, dargli consulenza, farlo partecipare in maniera attiva all'attività di sicurezza urbana. Un sistema, dichiara il prefetto di Pesaro Urbino, che presto verrà allargato anche ai privati, così da rendere la mappatura più capillare ed efficace. Poi successivamente potrà essere utilizzato anche per il sistema del targa system, cioè proprio per individuare chi è l'autore del reato, magari che ha commesso un reato su Pesaro, potremmo col targa system fermarlo immediatamente a Fano, a Gabice o piuttosto nel comune in cui si reca. Importante il contributo del Comune di Pesaro, che ha partecipato attivamente alla realizzazione tecnica del progetto. Il patto provinciale per l'attuazione della sicurezza urbana a durata triennale, con possibilità di rinnovo alla scadenza. Questo accordo consente di mettere a disposizione della prefettura e delle forze dell'ordine tutta l'organizzazione che i comuni hanno a livello territoriale, a partire dai dati, perché i dati saranno sempre più fondamentali nella gestione del territorio, anche nella gestione della sicurezza. In questi anni abbiamo fatto tanti investimenti, se penso alla nostra città, sulle telecamere, anche telecamere in grado di leggere le targhe, e quindi questo è il contributo principale che possiamo dare alle forze dell'ordine, che nel nostro territorio stanno facendo un lavoro straordinario.